Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi cercheremo di imparare la ruota, oppure, se sapete già farla, cercheremo di migliorarla. Per imparare la ruota ci vogliono dei prerequisiti. Adesso vi mostro alcuni di questi esercizi. Il primo è la verticale al muro con la pancia appoggiata. Bisogna mantenere le braccia dritte e fare delle spinte con le spalle. Adesso ve lo mostro. Il secondo di questi esercizi è la verticale al muro a 90 gradi, alternando il peso su una mano e sull'altra. Vi faccio vedere. Durante questi esercizi mantenete sempre le braccia tese, così durante la ruota vi ricorderete che dovete tenerle tese. Per imparare bene la ruota è importante avere una buona mobilità delle gambe, si attiva con gli slanci. Sia passiva con le spaccate, come ci farà vedere Leonora. Per un buon allineamento dei segmenti corporei è necessario avere una buona tenuta generale del corpo, ma soprattutto del busto, con addominali e dorsali. Di fare la ruota, ripassiamo l'affondo per la verticale. Ora andiamo a fare la ruota. Mettiamo le braccia attaccate alle orecchie, pancia dura e sedere stretto. Facciamo un grande affondo e poi all'ultimo momento tiriamo le mani. Ora lo facciamo un po' meglio. Adesso che abbiamo imparato l'affondo, ci concentriamo sulla spinta delle braccia che ci porteranno ad arrivare in verticale contro il muro. Mi raccomando, però, le braccia e le mani devono essere dritte. In questo modo. Riproviamo. Benissimo, adesso arriviamo in verticale e scendiamo dall'altra parte, sempre ben spinta e le mani e le braccia dritte. Avete capito? Riproviamo insieme. In questo esercizio faremo la ruota con la fronte al muro.
per cercare l'allineamento ed evitare una ruota squadrata. Bisogna passare vicino al muro, ma state attente. Adesso la riproviamo tenendo la posizione della verticale con le gambe divaricate per sentire meglio il giusto allenamento del corpo e la teniamo 5 secondi. Per fare una ruota fatta bene, le mani non vanno appoggiate contemporaneamente, ma in successione. Nello specifico, la ruota si fa su quattro appoggi. Il primo è un affondo della gamba a lungo. Il secondo è l'appoggio della prima mano. Il terzo è l'appoggio della seconda mano. Il quarto è l'arrivo a terra. Vi faccio vedere. 1, 2, 3 e 4. Siete sicuri di averla fatta bene? La riproviamo, facendo attenzione a tenere le braccia tese, le mani dritte e la pancia dura. 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso che sapete tutti i passaggi per fare una bella ruota, facciamo un gioco. Prendete lo scotch carta, tagliatene un pezzo e mettetelo davanti ai vostri piedi. Poi sdraiatevi con le punte sopra al pezzo di scotch. Poi prendete un altro pezzo di scotch, bello grande, e lo mettete davanti dove arriva la vostra testa. Perfetto. Adesso rialzate e prendete un altro pezzo di scotch, anche questo qua molto lungo, e lo mettete come gambo, come se fosse una T. Ok, adesso iniziamo a fare la ruota, però ricordate che il primo pezzo di scotch è il punto di partenza, il secondo pezzo di scotch invece è un ostacolo, bisogna superarlo con le mani. E invece il terzo pezzo di scotch è dove bisogna mettere le mani e i piedi. E ricordate anche di tenere le braccia e le gambe dure e la pancia stretta. E fate anche un bel affondo. Ok, adesso facciamone qualcun'altra. Squadrata, cioè i piedi non passano dalla verticale. È molto importante la tenuta degli arti inferiori, che devono essere ben distesi. Un grave errore della ruota è non appoggiare mai le mani e i piedi sulla stessa linea. In questo modo le acrobatiche successive verranno mal dirette, quindi a questa ruota non si potranno aggiungere mai nuovi elementi. Un altro errore tipico è la ruota arcata. In questo modo non ci sono allineamenti dei segmenti corporei e il rischio è un forte mal di schiena. Un altro elemento da correggere è tenere la gamba da caricamento tesa. Senza buon affondo la ruota sarà storta e difficilmente si impareranno gli altri elementi successivi, come la ruota senza, con spinta e la rondata. È molto importante appoggiare bene le mani a terra. Uno degli errori più comuni è quello di mettere le dita rivolte verso l'esterno. Questo non permette una buona spinta di braccia. Ora
ora che siete capaci di fare la ruota, possiamo provare a farla con una mano sola. In questo modo impariamo a spingere meglio quando siamo in appoggio sugli arti superiori. La più facile è quella con il braccio corrispondente, cioè se fate la ruota con la gamba destra, appoggiate solo il braccio destro. Per la ruota con il braccio opposto, se fate la ruota con la gamba sinistra, dovete appoggiare a terra il braccio destro. In questo modo imparate meglio a spingere con il secondo braccio, che solitamente è quello che spinge meno. La ruota risulta un po' squadrata o in caduta. La ruota saltata, per essere riconosciuta come tale, deve esserci un tempo di volo prima di appoggiare le braccia. Quindi la spinta sulla gamba di affondo è molto importante. A questo punto però le braccia vanno appoggiate a terra insieme, altrimenti rischiate di farvi molto male. E mi raccomando, braccia belle tese e pronte a ricevere l'impatto. Con la rincorsa o col presalto è più semplice, ma dovete imparare a farla da ferme. E per imparare a spingere con le braccia è molto importante imparare la ruota spinta. In questo caso l'appoggio delle mani è successivo, ma lo stacco delle mani da terra è simultaneo e il tempo di volo è dopo. Riuscire a fare questa ruota è molto importante per le successive acrobatiche, che hanno bisogno della spinta degli arti superiori. Per esempio, tutti i ribaltamenti e soprattutto la rondata. Adesso che avete imparato a fare la ruota con una mano, la ruota spinta e quella saltata, siete pronte a fare quella senza mani. La ruota senza mani è un elemento difficile, quindi anche se inizialmente non vi viene, non scoraggiatevi e continuate a provare. Nella ruota senza bisogna spingere molto sulla gamba di spinta. Sulla gamba con cui spingete, avvicinare il petto ad essa e fare una bella spinta con le braccia per aiutarvi ad andare in alto. All'inizio non vi verrà ad appoggiare le mani per terra e sarà così per molto tempo finché non prenderete la mano e riuscirete a farla. Se avete un po' paura a non appoggiare le mani è normale, ma la ginnastica di sicuro non è uno sport da pappamolle. Quindi non arrendetevi e provate perché alla fine vi verrà. Adesso ve la faccio vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ciao! 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 Un bacio! Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare tanti like. Ciao a tutti, ci rivediamo nel prossimo video!